ci abbiamo creduto dall'inizio. E se ne va la capolista, se ne va la capolista, se ne va la capolista, se ne va. La capolista se ne va. Fanno il tifo per il Napoli. Tutti fanno il tifo per il Napoli, anche i turisti. Grazie, grazie, forza Napoli! Sempre con gli amici, diciamo del Bar Maria, ma di Forio, amici di sempre. Non poteva passare inosservata la vittoria dello scudetto del Napoli. Allora noi da un punto triste di questa stagione, purtroppo la morte, la scomparsa del nostro caro Beniamino Mendella, grande amico nostro e tifosissimo del Napoli, abbiamo progettato una sera qui nella sconsolatezza della situazione una festa dedicata a lui. Questa è la festa dedicata a Beniamino Mendella da parte di tutti i ragazzi del corso di Forio, perché lui meritava questo, merita per sempre questo, ci emozioniamo a parlare. Vogliamo ringraziare tutti i commercianti che ci hanno dato una mano e tutti gli amici che tutte le sere facciamo notte tarda per abbellire il corso. Spero che entro stasera finiamo di addobbare tutto, così sabato e domenica faremo una grande festa. Adesso ci attende soltanto la certezza matematica. È domenica, speriamo che domenica a pranzo, dopo la partita di Inter-Lazio, se la Lazio non dovesse fare risultati, possiamo iniziare i festeggiamenti, sempre se Napoli vince contro la Serenità. Noi siamo questi del centro, noi abbiamo preferito fare il centro di Forio e basta, fatto come si deve. E spero che la contrada Panza, come ho visto già mi hanno detto, hanno fatto, adesso farà anche Monterone, domani partirà Casaniccio. Noi siamo quelli del centro che hanno organizzato questa festa dedicata a Beniamino. E poi diciamo anche un'altra cosa, fa piacere anche per il turismo, perché la gente vedere. Apprezza, la gente fa fotografie, fa TikTok, si fanno le storie ed è anche, penso, anche un po' di immagine turistica per Forio di solito. Una cosa, abbiamo invitato il presidente De Laurentiis, il quale ci ha dato ci ha fatto una promessa. Vieni Francesco, anche un altro artefice. Ci ha promesso che verrà al caffè internazionale appena verrà Ischia per onorarci della sua presenza. Grazie presidente di tutto quello che avete fatto per il nostro Napoli.